L'ulivo è sempre stato un albero molto generoso. Oltre a cercare di portare coi suoi ramoscelli la pace nel mondo, produce una grande varietà di olive, che spesso raggiungono livelli molto alti. Vorrei fare un piccolo elenco di olive che in passato hanno lasciato il segno, non solo sulla tovaglia della tavola, ma in vari campi. Ecco, nel campo del cinema, chi non ricorda Olivia Newton-John? Nel campo della comicità, pensiamo al grande Olive Hardy, che ha lanciato un olio gustosissimo, anche se piuttosto grasso. Nel campo della letteratura, chi non ha letto Le avventure di Olive Twist, che è stato anche un grande ballerino, di Twist soprattutto. Persino nel campo dei fumetti, la famosa oliva di braccio di ferro, ideale con gli spinaci. E adesso, anch'io che sono uno scrittore, diciamo un po' all'antica, vado a farmi un antipasto di scrittura con due olivetti. Alessandro Di Pietro. Eccoci qua, buongiorno, lo so, oggi è lunedì, c'è la sindrome del lunedì, siamo tutti un po', non dico tristi, ma insomma un po' preoccupati, una settimana che ci abbiamo davanti. Quindi oggi Guida la spesa vi rassicura un po', vi dà un po' di allegria, vi dà un po' di energia, perché oggi parliamo di un prodotto molto vicino, devo dire molto vicino all'olio extravergine d'oliva. Non parliamo di olive, quelle normali, quelle che comunque vengono spremute appunto per dare il preziosissimo oro giallo, nel senso dell'olio di extravergine d'oliva. Parliamo invece delle succose, delle carnose, delle buonissime olive da tavola. Questo è l'argomento di oggi e penso di rallegrarvi un po' a tutti. Per parlare di olive da tavola abbiamo il piacere di avere il presidente dell'UNAPROL, e cioè Consorzio Olivicolo Italiano, Davide Granieri. Benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno. Abbiamo poi il direttore generale dell'UNAPROL, Nicola Di Noia. Buongiorno. E tra i due maschietti c'è la nostra nutrizionista Claudia Leggeri, dottoressa Claudia Leggeri, buongiorno. Buongiorno. E poi l'amico agronomo, nonché assaggiatore, Giorgio Pace. Buongiorno, buongiorno. Vado, come tutti i giorni, vado a salutare il mio amico. Come stai? Bene. Sì. Stamattina hai fatto un po' tardi? Sì, c'era traffico, infatti sto indietro, guarda, mi viene l'ansia, che non ce la faccio. Calma, anche perché... La ricettina allora, è bella, eh? Eccola qua. No. Che cosa fai oggi? Già, io già lo so, che cosa fai? Sono dei straccetti di maiale alle olive miste. Bene. Allora, introduciamo una novità. Tutti i giorni, siccome sapete, l'avete visto nello spot di rete, nello spot di apertura del nostro programma, io faccio la spesa e lui cucina, noi per ribadire, per sottolineare questo aspetto, tutti i giorni lui farà la ricettina e io più o meno darò il costo di questo piatto. Sì. Allora, lui oggi usa, confermami e sì, correggimi nel caso, sì. Dunque, 60 grammi di olive miste, vero? Eccoli. 20 grammi di cipolla rossa. Eccola qua, benissimo. 120 grammi di straccetto di capocollo. Eccolo qua. Ho capito, eccolo qua. Poi, 3 cucchiai di aceto bianco. Eccolo là. Sale, olio extravergine d'oliva. Sì. Un spicchio d'aglio, 2 pomodori secchi. Eccoli. 50 grammi di patate, eccoli. 50 grammi di verza. Bene, eccolo qua. Allora, vado così a naso, sì. Secondo me... Io ho aggiunto una cosa che tu, però non influente su me. Cioè? Ho messo qualche fettina di patata. Allora, grosso modo, guarda un po', gli straccetti stiamo 100 grammi, 1 euro, 0,8, 0,2, 0,5. Approssimativamente questo meraviglioso piatto dovrebbe costare, datemi ovviamente il range di errore, 2,50 euro. È assai. Proprio se abbiamo speso tanto. Perché è difficile, che io ho preso una verza intera. Allora, ma ne usi quanta? Eccolo qua.
pochissima. Sì, sì. Vabbè, diciamo, sì. Allora, 2 euro. Tu fai bene a dire 2,50. 2,50. Però è assai. È va assai. Bene, va bene. Allora, torniamo in postazione, come si dice, e affrontiamo, anzi, introduciamo l'argomento del giorno con questo interessante servizio. Guardate. Le olive da tavola costituiscono un alimento sicuramente gradevole e sfizioso, ma rappresentano anche un nutriente e beneficio per la nostra salute. I frutti dell'olivo vengono consumati come cibo da ben prima che l'uomo imparasse ad estrarre l'olio. Tutt'oggi le varietà di olivo si distinguono in quelle da olio e da mensa. I frutti di questi ultimi hanno dimensioni maggiori e presentano un elevato quantitativo di polpa, risultando quindi ideali da gustare. Affinché siano sane e perfette, la coltivazione di queste olive richiede una cura e una pazienza ancor maggiore, pazienza sicuramente non contraccambiata da chi ha la fortuna di poterne gustare una dopo l'altra a tavola. Bene, Presidente Granieri, allora, vogliamo ricordare, perché è importante, che cos'è UNAPROL, questo consorzio molto molto davvero importante ai nostri telespettatori, vogliamo ricordarlo? Sì, UNAPROL è un consorzio, diciamo, olivicolo, quindi si preoccupa e si occupa solo di faccende olivicole italiane e diciamo come soci principali ha delle OP territoriali, delle organizzazioni di produttori territoriali che di fatto, diciamo, hanno a base delle cooperative di tutti i territori e in funzione delle esigenze di un settore che non è effettivamente un settore ma in realtà è un asset strategico, certo, per l'agricoltura del nostro paese. Ricordo a me stesso, diciamo, l'agricoltura del nostro paese ha due asset strategici: per il centro nord è la zootecnia, per il centro sud è l'olivicoltura. E quindi UNAPROL si preoccupa di costruire opportunità e quindi approfittare di quelle che saranno, diciamo specialmente in questo momento, tutte quelle novità normative e anche, diciamo, in termini di contribuzione per poter sviluppare la filiera, per poter supportare la filiera in quelle che sono, diciamo, fasi strategiche appunto per la trasformazione del prodotto, ma soprattutto noi speriamo vivamente che ci possa essere un piano veramente strategico per il settore che possa permetterci di reimpiantare nuovi uliveti e quindi tendere alla sovranità produttiva per un paese come l'Italia che di fatto ha inventato l'olio di qualità nel mondo. Ma è vero che UNAPROL raduna nella stragrande maggioranza associazioni, aziende, eccetera, come dire, della qualità medio-alta? Beh, noi diciamo abbiamo soci che fanno di tutto, questa è la verità. Poi noi abbiamo la tendenza e stiamo lavorando anche con, diciamo, strumenti di carattere culturale, perché siamo molto convinti che l'Italia, per una questione principalmente dedicata alla latitudine che abbiamo, può vincere la scommessa dell'olio extravergine solo ed esclusivamente passando per l'alta qualità, e quindi possiamo competere nel mondo anche con la corazzata Potionkin della Spagna, confrontandoci esclusivamente sull'alta qualità. Si può fare un olio simile a quello italiano di alta qualità? Sì, sì. Costa di più però. Ma è giusto che costi di più, no, altrimenti rispetto, sarebbe sospetto. Sì, no, ma gli altri paesi che hanno fatto del primo prezzo, cioè di quello che costa poco, la vera scelta economica, ecco, la vera scelta economica, noi possiamo rispondere competendo con un olio di alta qualità che meglio e a miglior prezzo rispetto all'Italia non si può fare nel mondo. Presidente, ma veniamo all'argomento. Olive, sì. Olive da tavola. Io conosco olive turche, olive algerine, olive marocchine, olive egiziane, insomma nell'arco mediterraneo, nell'area mediterranea, paesi che producono olive ce ne sono, anche la Grecia ci metto, come no, essendo comunitaria. Perché è importante invece, e non per come dire, per spicciolo campanilismo, perché è importante invece consumare olive italiane? Allora, è importante per due ragioni di motivi. Il primo è un settore importantissimo che vale un sacco di soldi. Ah. Vale un sacco di soldi. Se non sbaglio vale intorno agli 800 milioni
il mercato delle olive da Mensa, esattamente, che non è propriamente secondario. È un mercato molto ricco perché nel processo di trasformazione del prodotto, cioè da quando viene raccolto a quando viene deamarizzato, a quando viene poi messo a disposizione del consumatore, c'è una crescita notevole del prezzo, quindi è chiaro che c'è possibilità per tutti di poter stare bene in quel tipo di filiera. La seconda cosa, l'Italia è un grande produttore, perché esistono delle varietà che sono definite a duplice attitudine, che fanno un grandissimo olio, ma sono essenzialmente olive predisposte per essere vendute sulla tavola. Certo. Quindi è chiaro che questo può dare opportunità a tanti territori, e faccio un esempio fra tutti, penso a Litrana a Gaeta piuttosto che alla Nocellara del Belice della Sicilia, ma ce ne stanno tante in Italia. Tra e le ne oltre... parliamo. Esatto. E ne parliamo. Quindi sarebbe importante avere anche qui un po' di sensibilità degli agricoltori, degli imprenditori. Presidente, perché noi qui stiamo e qui comunichiamo e cerchiamo di, come dire, dare una mano a tutti, sì, a tutti i coltivatori e ai produttori. Ma adesso dai produttori andiamo a sentire i consumatori. Colleghiamoci con la nostra Amanda, da un mercato rionale di Roma, per sentire appunto la voce dei mercati. Sentiamo un po'. Alessandro, buongiorno, eccoci qui con Serena. Buongiorno. Oggi parliamo di olive. E perché? Perché le devo chiedere che mi deve presentare tutte queste olive. Perché? Allora. Perché in Italia si sa che di olive ce ne sono tantissime, come vediamo. Eh già, anzi noi abbiamo un vasto assortimento, sì, ma non tutto. E infatti abbiamo le nostre condite, sì, verdi e nere, saporite, e l'abbiamo condite con olio, peperoncino e peperone dolce, con un po' d'origano. Poi abbiamo quelle infornate, sì, sia grandi che piccole. Queste si chiamano leccino, sì, perché sono appunto, provengono proprio da giù, da Lecce. Ah. E hanno la stessa lavorazione, solamente che vengono essiccate un po' di più. E il sapore è diverso, queste rimangono un pochino più dolci. Queste si usano più che altro per l'insalata, con le arance, condite con l'arancia, col finocchio, insomma con la buccia del limone, insomma abbiamo vari tipi. Poi abbiamo la schiacciata siciliana, sì, che è buonissima, pure questa saporita. Abbiamo la Grecia Mammut, che è quella un pochino più grande. Abbiamo la denocciolata verde, eccola qui, okay, la denocciolata verde, che è un po' saporita. Poi abbiamo le olive di Gaeta. Ah, le famose olive di Gaeta. Le olive di Gaeta sono buonissime anche queste per la cucina. Le taggiasche, le baresane senza osso, che sono dolci. Le nostre olive dolci. Aspetta che te le faccio vedere. Questo è il nostro fiore all'occhiello, perché sono speciali. Tutti ce le vengono a prendere qua, allora, in zona. Allora mi tolga una curiosità, quali sono le olive che le richiedono di più? Ovviamente le olive dolci. Olive dolci, Gaeta e taggiasche. Quelle sono quelle vendute più di tutti qua in zona. Ci sono tanti piatti che si possono fare con le olive? Guardi, specialmente la carne ci fanno, che io sappia. Sì. Ci fanno più che altro la carne, coniglio, pollo, cosa la cacciatora. Quindi ci sono olive che si usano per condire e altre che invece assolutamente vengono utilizzate, sì, da sole. Anche così per antipasto, buonissime. Grazie Serena. Grazie a voi. Dal mondo delle olive, da Cinecittà Est, questo è tutto. Alessandro, a te la linea. Direttore Di Noia, allora, olive da tavola, quali sono le più diffuse in Italia? E so che ce ne sono quattro in particolare che si fregiano dell'eccellenza della DOP. Sì. Ce ne parla? Guardi, come diceva il Presidente, per fortuna in Italia sono diverse le cultivar a duplice attitudine, quindi cultivar che riusciamo a trasformare anche in olive da tavola. Il consiglio che noi diamo, al di là dei territori, delle cultivar stesse, è quello di imparare a riconoscere la qualità attraverso l'analisi organolettica, cioè noi dobbiamo cominciare ad assaggiare le olive e approcciarle come approcciamo l'olio, quindi
dobbiamo ricercare olive che hanno una tendenza amara, perché l'amaro è tipico dell'oliva e quindi è come dire, l'elemento che ci fa capire che l'oliva quindi è stata trasformata senza un'eccessiva aggressione della chimica, e quindi questo ci aiuta a capire che siano anche olive che fanno bene alla salute. Devono essere un po' croccanti e tendenzialmente dure all'esame organolettico. Quindi come dire, il consiglio che diamo ovviamente è anche ricercare olive leggendo l'etichetta, quindi tendenzialmente le DOP sono ancora migliori, perché indicano l'indicazione della denominazione d'origine protetta e quindi garantiscono anche una maggiore provenienza e anche un disciplinare di produzione ben preciso. Il direttore di Noia mi scuserà, ma mentre lui parlava io sono stato attratto dal profumo di questa padellata di straccetti. Straccetti con olive miste, dicevano sacrosanto, bisogna riconoscere olive italiane, perché adesso hanno la faccia tosta di dirti guarda sono olive che greche, ma portale in Grecia. Compriamolo, dobbiamo imparare a comprare italiano. Ci sono più cultivar in Italia che nel resto del mondo messi insieme per 3 volte. È un prodotto straordinario, come diceva la sua signora che sta lì, con le carni, però l'oliva messa anche col pesce non ci sta male. È vero, sì. È vero. Usatele è vero. Per cucinare, importantissimo, non cucinatele troppo. Lasciate che si senta il che sapore. Si senta un pochettino. Tommaso, preparati a abbinare un grande vino a questo grande piatto. Ci proveremo anche oggi, sì. Bene. Grazie Alessandro. Buongiorno. Allora, volevo chiedere, perché poi sempre la prova specchio dobbiamo fare, sempre la circonferenza ventrale bisogna preparare, ma ecco, che quadro nutrizionale abbiamo sulle olive? Abbiamo sentito quelle italiane, per esempio. Che ci dice? Le olive sono un ottimo alimento, sono principalmente costituite perché da almeno per quanto, le chiedo scusa se interrompo, per quanto mi riguarda, non vedo la differenza dal punto di vista del gesto della mano tra la ciliegia e l'oliva. È vero, purtroppo. Dopo la prima non c'è più limite. Soprattutto se sono di ottima qualità, chiaramente hanno dei pregi e dei difetti. Il pregio sicuramente è quello di essere ricche di lipidi buoni, quali l'acido oleico, che è un acido grasso monoinsaturo della classe omega 9, che ha moltissime proprietà, tra cui proprietà antinfiammatorie, permette di modulare i livelli di colesterolo nel sangue, quindi permette la diminuzione del colesterolo aterogeno, LDL, quello che viene comunemente definito cattivo, però, e permette non la sapevo, l'aumento del colesterolo buono, HDL. Certo. Ed inoltre sono ricchissime di polifenoli, come diceva precedentemente il presidente. Il gusto amaro rappresenta nel prodotto un'elevata quantità di polifenoli che sono degli antiossidanti, quindi ci aiutano a ridurre l'invecchiamento cellulare e ci permettono quindi di mangiare un prodotto estremamente salutare. Direttore di Noia, quando c'era il servizio che abbiamo mandato in onda e c'era quella signora che presentava le olive, di fronte alle olive, diciamo, ecco, ho visto che lei ha fatto un gesto, che cos'erano le olive dolci? Eh sì. Perché non va bene? No, non è che non va bene, è che l'oliva dolce in natura non esiste. Se noi stacchiamo un'oliva dall'albero è amara, quindi come dire, abbiamo per imparato per renderla dolce? Ecco, a volte si utilizzano delle sostanze chimiche, anche dei coloranti successivi che tendenzialmente noi dovremmo cercare di limitare ovviamente il consumo. Quindi un'oliva che rimane un po' amara evidentemente ha maggiori caratteristiche naturali, come diceva la dottoressa, e quindi quando vediamo quelle belle conche piene di olive belle verdi, proprio da tappeto da Anche questo, dottore, in natura non esiste. Su una pianta le olive non sono tutte uguali, lo stesso colore, quindi siano esse verdi così fosforescenti o anche nere come la pece, ci deve far riflettere sul fatto che potrebbero essere state colorate in maniera, diciamo, artificiale. Tendenzialmente noi consigliamo di consumare olive anche magari non perfette dal punto di vista cromatico, ma invece più naturali. Signor Pace, dottor Pace, agronomo Pace, assaggiatore Pace, io pensavo che oggi lei assaggiasse olive e so che invece esiste addirittura una categoria di assaggiatori ufficiali di olive.
Assolutamente sì. E invece io le ho fatto preparare questa meravigliosa carrellata di oli, quindi si dovrà sacrificare a assaggiare un olio extravergine d'oliva. Faremo il sacrificio. E a raccontarci il sapore, il bouquet, che cosa... È chiaro che in televisione ancora non ci siamo, ci stiamo lavorando, ma non ci siamo riusciti a trasmettere i sapori. Ma forse attraverso lei riusciremo a capire qualcosa. Oggi devo dire che non sarà semplicissimo, perché con questo bellissimo profumo dei piatti che prepara lo chef, sapete, abbiamo già detto, quando si assaggia l'olio dovremmo essere in un ambiente assolutamente... Ma noi lo facciamo apposta per metterlo in difficoltà, a lei. Lo so. Per me no, sì. No, prego, chef. No, prego. Io spiego, io questa cosa qui... Non si parla col bucconi in bocca. No, ma è troppo buono sto piatto. Allora, io su questo piatto qui, pieno di sapore, ho usato una coratina, perché regge bel sapore. Secondo me, voi maestri dell'olio, dovete spiegare anche questo ai cuochi. Per questa cosa, perché i cuochi in cucina non ce li vedo che fanno... buono. E poi vale. Dovete spiegare ai cuochi, alle casalinghe, che tipo di olio usate. Scusi se mi permetto. Che olio che è questo? Oggi assaggiamo un olio che è piuttosto diverso da quello che si ottiene dalla coratina, in quanto la coratina è la cultivar, peraltro tipica della Puglia, sì, che si caratterizza per un alto contenuto in polifenoli, quindi è molto amara e anche piccante. Oggi assaggiamo un olio invece più leggero, si dice tecnicamente, sì, che non vuol dire che sia meno grasso, vuol dire che è un po' meno amaro, un po' meno piccante, ma eccezionale. Dove siamo? È un olio in questo caso dalla Liguria. Lo immaginavo. Abbiamo anche in questo caso un blend, peraltro dalla Liguria viene l'oliva da tavola da Giasca, quindi non a caso assaggiamo una Ligure. Esattamente. Sappiamo che dobbiamo mascherare il colore dell'olio, quindi utilizziamo un bicchierino blu o rosso granato, e dobbiamo prima di tutto annusare, quindi il naso per primo. Ci deve piacere, il profumo deve essere gradevole, vegetale, fresco, fruttato. In questo caso abbiamo un fruttato leggero, medio, con un sentore di mandorla, di erba e anche di fiori bianchi, quindi comunque un olio sicuramente leggero e gradevole. Andiamo anche ad assaggiarlo. Dobbiamo sempre fare questo piccolo rumorino che serve a vaporizzarlo per sentire meglio il piccante, che sentiamo bene in gola, e dell'amaro. In questo caso l'amaro e il piccante sono perfettamente equilibrati con il fruttato, ovvero sono fra una classe di leggero ed una di medio, e quindi abbiamo un olio equilibrato, gradevole, che si presta ad essere abbinato con moltissimi piatti. Siamo in Liguria, perfetto con il pesto alla genovese, ma anche col pesce. Magnifico. Allora, fatto anche questo piatto, gli straccetti, sì, con tutti gli ingredienti che abbiamo detto. Bellissimo. Andiamo qua, mettiamo l'oliva, così ci ricordiamo quello, certo, che c'è dentro. Assolutamente. Ecco qua, bene, tutto ci sbrigati, allora, mi stai dicendo. Beh sì, filo d'olio. Purtroppo. Ah, vedi, adesso signori, io l'olio che ho usato dietro dentro le telecamere che fanno quei gestacci. Benissimo. Ce l'hanno con me te. Andiamo. Sì, allora, Tommaso. Tommaso, come la metto qua? Prego. Dunque, via. Oggi siamo in Puglia, siamo ritornati in Puglia. Eh sì, e Alessandro, quindi che cosa ci mettiamo? Terra della bella di Cerignola. Oh. Cerignola, ovviamente, è una delle olive più famose d'Italia. Siamo in provincia di Foggia, ad Ordona, ex colonia romana, Erdonia, con un vino che si chiama Rosone, Placido Volpone, un vino firmato, tra l'altro. Michele Placido è uno dei produttori di questo vino. È Michelino, l'amico. È un Nero di Troia, di Troia, appunto... simbolo di questa terra, sì, del Foggiano, del Tavoliere delle Puglie, e dunque un vino molto particolare, a prescindere già dall'etichetta, questo rosone della cattedrale di Troia riportato con gli 11 colonnine. Non si poteva trovare un altro nome, perché... Beh, suona male quella parola lì, non so perché. Adesso la casalinga che ci sta guardando si dice che questo vitigno, sia stato portato dal vincitore della guerra di Troia. Quindi un vino molto carico. Buona un vino corposo, dai profumi di frutti rossi maturi, anche della speziatura, ovviamente data dal piccolo affinamento in botte. Quindi ideale per accompagnare un piatto succulento come il tuo oggi. Ti ringrazio, come stai? Bene. E allora, mentre loro sorbiscono e aggustano questo grande vino, io devo chiudere per forza questa bella puntata sulle olive italiane, e la saluto con grande piacere ringraziando il presidente di Unaprol, Davide Granieri, saluto il direttore generale Nicola Di Noia, saluto il nostro assaggiatore Giorgio Pace, la lascio per ultimo perché così impreziosisce il mio saluto, la dottoressa Claudia Leggeri. Ricordatevi che con Guida la Spesa, fare la spesa non è più un'impresa. Ci vediamo domani, ore 12. Mi raccomando, puntuali, eh?